Benvenuti o bentornati sul mio canale. Siamo qui ora su un bel giochino che è la prima volta che lo avvio. So che è un simulatore di costruzione di giochi, ecco, questo è la cosa principale. E lo proveremo assieme, vediamo se il gioco vale, vediamo se il gioco nelle sue varie componenti può dare qualcosa di nuovo nel panorama dei videogiochi. Vediamo. Nuovo profilo, nuovo utente, Paolo, giustamente. Giustamente, oh no, Paolo. Giochiamo. Vuoi giocare il tutorial? Sì, perché non so di cosa si tratta. Non lo so. La canzoncina è bella, eh. La canzoncina è una cosa. La fine del mondo. E poi questo motivetto già l'ho sentito da qualche altra parte. Va bene. Dobbiamo riparare i giocattoli. Ecco. Facciamo un bel riciclo di giocattoli. Che poi daremo a Babbo Natale. Che poi li darà a tutti i bambini buoni. Vedo fatte buone. Natale sta arrivando, eh. Mancano 5-6 mesi e ci siamo. Purtroppo ora fa caldo e purtroppo sta iniziando la stagione estiva, ma siamo qua. Cosa ci possiamo fare? Questa sezione mostra gli obiettivi e i badge. Va bene. Questa sezione apparirà quando dovrai usare strumenti e attrezzature. Quindi useremo tanti strumenti e tante attrezzature. E non trovo la mia live, cioè nel senso non trovo me stesso nel mio aggeggio chiamato, ecco, mi sono trovato, però vorrei togliere l'audio, grazie, grazie. Cosa è successo? Vabbè, io mi arrendo, tolgo perché purtroppo ho un telefonino che non ti capisce niente. Ecco, me lo conferma anche il mio alter ego. Cioè il mio alter ego, me stesso, ecco. Mi autocongratulo. Questo servirà quando dovrai usare strumenti e attrezzature, va bene. Questa sezione si trova il riproduttore musicale. Ok. E io però voglio togliere sto. Siccome la chat ce l'ho nel telefonino, l'overlay in gioco io lo toglierei perché mi dà fastidio. Dà fastidio. Ok. Così va molto meglio. L'audio è a posto? Sì, tutto a posto, tutto a posto, tutto alla grande, alla grande, alla grande. Questa tasto si può tenere al tavolo da lavoro. Premi questo bottone per andare al computer. Ok, premi, ah vabbè, andiamo al computer, vediamo cosa troviamo. I progetti dei giocattoli sono qui, puoi prendere un progetto da qui, quindi ovviamente avremo dei progetti che saranno fra i più vari, spero che saranno vari. Non capisco come togliere l'audio alla diretta del telefonino. Ci sono dei problemi tattico-tecnici. Ecco, il telefonino non è per i fatti suoi. Per i fatti suoi. Ah, ecco, si è ripreso. Ce la posso fare.
Però non capisco come togliere l'audio. Non mi risulta. Bene. Va bene. Direi che va bene. Applica. Applichiamo, cos'è ad munsum. Cosa significa questo simbolino qua? Vabbè, mi arrendo, ma forse la chat scorre lo stesso, oppure devo mettere per forza play? Faccio una prova. Ecco, questa faccia più o meno è la mia in questo momento. Vabbè, quindi la chat scorre lo stesso, purtroppo non c'è nessuno, quindi mi devo autotestare. I progetti del genere sono qui, va bene. Contieni il tuo primo progetto, wow! Un bel trenino. Completa i requisiti, ottiene le parti originali del progetto. Ok, quindi abbiamo speso 20 euro. Puoi aprire o nascondere la lista. La lista. Allora, c'è pure l'audio che mi dà fastidio. Io nei giochi l'audio, non l'audio, la musica la toglierei in tutti i giochi del mondo. Che mi fa confondere. Ecco, io direi di togliere. Ah, quindi dobbiamo comprare giustamente i prodotti al mercato. Cesello. Abbiamo un bel cesello. Compriamo pure il cesello, dai. Siamo nel tutorial e non ci fa togliere la musichetta. Va bene, attrezzatura. Controlla e compra l'attrezzatura necessaria. Ok, cos'è sto coso? È un aggeggio alieno. Pulitore a ultrasuoni. Compriamo. Ok. Chiudi le note. Gli strumenti e l'attrezzatura necessaria. Puoi iniziare il progetto. Togliamo la musica, niente, non me la fa togliere. Questa lista mostra le componenti del giocattolo e le riparazioni necessarie. Ecco. Nel frattempo litigo con il mio cellulare. Scusate. Sì, non si capisce. Sì, sono scomparso di nuovo. Eccomi qua. Non si vede più la chat. Bene. Ah, eccomi di nuovo. Ok. È ricomparsa di nuovo. Metto play. Sono quasi in tempo reale. E questa è una bella informazione da scoprire. Vabbè, io mi arrendo di nuovo perché non capisco questo telefonino come è combinato. Pazienza, pazienza. No, non la voglio la tastiera. Oh. Ok, qui vediamo le componenti del giocattolo e le riparazioni necessarie. Quindi abbiamo una bella attrezzatura. Io la tolgo la musica perché non la posso sopportare. Oh. Alleluia, sia beato. Sia beato. Chi sta lassù e ci osserva. Il processo in giallo possa essere iniziato qua. I componenti richiesti quando i componenti richiesti sono trasferiti. Ok, il processo in verde è completo. I procedimenti in rosso possono essere iniziati al completamento dei processi prioritari. Vabbè, poco come giallo, verde, rosso, semafori. Vabbè, probabilmente non ho capito niente, però noi continuiamo con disinvoltura. Zoom, ah, possiamo zoomare, attenzione, non è che si scherza. Premi, e io premo, ma non mi zooma. Premi il tasto sinistro, ok. Ah, eccolo, devo cliccare. Allora, gira il giocattolo ed lo esaminiamo.
Zooma sui componenti del giocattolo delineati in bianco. Quindi ci sono le ruote che sono delineate in bianco. Ok. Trascina e rilascia lo strumento nella posizione corretta. Attenzione, questo già è complicato. Prendiamo questi strumenti. Ah, ma qui la cosa è complicata. Ah, ho capito. Quindi se noi clicchiamo sulle ruote, automaticamente ci esce lo strumento. Ma ce lo sceglie lui automaticamente. Bene, meglio così, meglio così. Io lì avrei usato il martello. Ok. Smontiamolo, smontiamo le ruote. Devo fare il cambio a ruote. No, attrezzatura no. Ah, c'è pure un livello, quindi c'è una specie di componente di ruolo pure. 0% ancora il giocattolo, ovviamente lo stiamo rompendo ora, no? Non lo stiamo riparando. Ok, qui ci sono i vari obiettivi. Ah, possiamo fare pure i peluche, attenzione, attenzione. Quindi abbiamo equipaggiamenti e strumentazione. Ok, va bene. Qui possiamo scegliere il colore del tavolo da lavoro. A me piace nero. E andiamo così. Ecco qua. Oh, alleluia. E mo che facciamo? Ah, è tutto automatizzato. Bene. Tira in su per rimuovere il componente del giocattolo. Ok, ah, dobbiamo smontare, bello, mi piace, mi piace, mi sembra, lo sapete, i giochi che si trovano nel Kinder Sorpresa, però al contrario, li smontiamo invece di montarli. Manda il componente del giocattolo al processo successivo. Ah, lo dobbiamo pulire. I componenti del giocattolo con questa icona sono pronti per essere assemblati. Non è richiesta alcuna operazione fino al processo di assemblaggio. Quindi, se un componente del giocattolo ha questa icona verde triangolare, sono pronti per essere assembliati. Non è richiesta alcuna operazione. Quindi già si possono montare senza altre operazioni. Invece questi con il triangolino giallo. Ti piace, amore mio? Ciao, amore. Ho avuto dei problemi tecnico-tattici, però alla fine ci siamo riusciti con grande maestranza, direi. Io volevo portare World of Warships stasera, perché oggi mi sentivo in forma. No, meglio di no, è una sofferenza quel gioco. Il 90% non ci sa giocare. Comunque. Eh sì, esiste. Allora, non ha recensioni bellissime, però appunto io volevo capire perché. Il perché. Ha delle recensioni abbastanza scarse su Steam. No, scarse, diciamo medie. Medio scarse. Ok, quindi se sono gialle, dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa, non so cosa. Tu hai mai aggiustato i giocattoli, amore? Io sì, però non ci riuscivo. I componenti del giocattolo con un'icona attrezzatura possono essere mandati agli attrezzi. Quindi gli attrezzi sono una cosa e l'equipaggiamento è un'altra cosa. Ma tu no, non è che. Non penso che rompevi i giocattoli, ecco. Li rompevano gli altri giocattoli. Ma la chat esce nel gioco? Cioè nel gioco accanto? Vabbè, comunque. Siamo nel nostro tavolino da lavoro, che tutto il mondo ci invidia. Accendo la luce perché sono al buio, la luce, non esageriamo.
Non esageriamo, è una lucetta molto simpatica. Allora, va bene. Allora, mi sistemo pure il cellulare che è messo. Bravo amore, tutto bene, tenevi. Che delicato sto cellulare, appena l'ho mosso è scomparso tutto. Mannaggia. Ecco qui, spero di non far cadere il mondo intero. Ecco qua. Sì, no. Un attimo che metto la Bibbia di sotto. No, sto scherzando. Ok. E mo che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Allora, ora già sto capendo perché le recensioni non sono benissime, perché la schermata di gioco mi sembra molto confusionaria e siamo solo al tutorial. Siamo solo al tutorial, la cosa è inquietante. E che famo? Che famo? Ah, ci dice lui, dobbiamo scegliere quello, un componente con il triangolino giallo, le ruote. Sì, ma io clicco, ma non succede, non succede, volevo, stavo dicendo una parolaccia, non succede niente, niente, niente. Ah, quindi questi rimandiamo, questi componenti da giocattolo, tutto al pulitore a ultrasuoni e lui ci pulisce tutto. Ok. Allora, finora non mi sta convincendo tanto, però damogli fiducia. Zoom, 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 zoom. Allora, io odio le parole inglese che le trasformano in italiano. Comunque. Zoom sull'equipaggio necessario. Aiutatemi con questa parola zoom, che io non ho mai usato in vita mia, perché io non sono amante né di fotografia né di videocamere né di quant'altro connesso ad un obiettivo. Sì, questa è la verità. Zoom sull'equipaggio necessario. Sì, cioè sarebbe questo, giusto? Diciamo che il tutorial non è fatto benissimo pure, perché mi poteva dire zoom, e stavo cadendo il cellulare, zoom qua sul pulitore. Comunque, attiva l'attrezzatura, sì. Ah, quindi qua laviamo tutto, eh. Guarda come lavo, amore. Hai visto che sono pulito? Io sono igienico al 100%. Allora, mando i componenti del giocattolo al tavolo da lavoro. Quindi, ora che li abbiamo lavati per bene, zoomiamo. Zoom, 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 zoom,
così. Va bene, va bene, va bene, va bene. Il tavolo del lavoro dove sarebbe? Dov'è il tavolo da questo, eh? No. Tavolo da lavoro. Tavolo da lavoro. Questo è, sì, è lui. Le componenti del giocattolo delineate in giallo sono pronte per essere assemblate. Amore, ci sei? Ok, assembla. No, che delusione, me l'ha sembrata da sole. E lo volevo fare io. Mannaggia. Bravo, amore. Ma comunque ora sto capendo perché non ha recensioni molto positive. Sì, perché in pratica clic, clic e fa tutto lui. L'assemblaggio del giocattolo è completo. Fai una foto. No, mi secca fare foto. Vabbè. Vabbè, facciamo la foto. Facciamo la foto. Si può scegliere l'angolatura? No. Fa tutto lui, va bene. Ok.
Prima era così e dopo così. Avete visto che bella differenza, eh? Bravo amore, sempre connessa. Grande, sei la mia follower preferita. E ci mancherebbe. E ci mancherebbe. Ok, facciamo. Bene, abbiamo fatto il trenino. Ok, torniamo al computer e consegniamo il giocattolo a Babbo Natale. Ok, progetto attivo. Effetto la consegna. Quindi ci pagano, giusto? 290 più bonus. Quindi c'è 290 euro, dai. Wow. Più 290, più 580 XP, più un nuovo giocattolo principiante. Vabbè, questi sono i giocattoli principianti, e poi arrivano le cose più complicate. Eh sì, questo l'ho fatto io, mica. Quant'era? 290, 280 euro. Questi sono i giocattoli di lusso per i bambini ricchi. Sì, ecco, questa è una bella idea, la pubblicità per venderlo. Lo faremo. Poi glielo diremo ai creatori del gioco, ma la mettete questa cosa? Allora, vediamo cosa possiamo fare. Ecco, apprendista, ma qui ci sono vari livelli, per ora noi siamo degli scarsoni, abbiamo della spugna. Bella la spugna, amore, vero? Sì, noi facciamo giocattoli solo per bambini ricchi, amore. Tristezza. Abbiamo una galleria, guardate, eh? Guardate, guardate. Sì, no, per tutti. I prezzi sono quelli. Vabbè, che famo? Ah, dobbiamo scegliere il prossimo giocattolo. Amore, cosa facciamo? Ma cos'è sto coso? Sì, amore, lo compriamo noi e le regaleremo questi giocattoli a tutti i bambini del mondo. E non solo, anche quelli della Luna, di Marte, Giove, Saturno, dell'universo intero. Sì, quando diventeremo ricchi, perché per ora. Ci sono delle problematiche, sempre tecnico-tattiche, ecco. Facciamo questo, amore, mi piace. Non so cos'è, però. Cos'è? Mi sai spiegare cos'è sto giocattolo? Non capisco. Sembra. Lasciamo verde, facciamo il telefono che costa 570 euro o una specie di cavalluccio con le ruote che costa solamente 290 euro. Cosa facciamo? Sì, è un soprammobile, però siccome stiamo facendo giocattoli. Facciamo il cavalluccio, bravo amore. Non me lo fa accettare. Perché? Forse dobbiamo andare a dormire. Andiamo a dormire. No. Ah, possiamo visitare. Ecco, questa è un'altra cosa negativa, no? Il personaggio è immobile. No? Il personaggio non avanza. Non avanza. E la cosa è bellissima. La cosa è bellissima. Facciamo qualità alta, dai. Dai. Il personaggio non si muove. Vabbè. C'è un inquietante coniglio. Allora, progetto.
Forse dobbiamo dobbiamo comprare la spugna, il detergente. Senti, dobbiamo comprare tutto l'ambaradan. Amore, fammi ricordare, la spugna, il detergente e la stampante. Vabbè, andiamo al mercato, alla fiera dell'est, per 2 soldi, un topolino. Compra. Grazie. Compriamo il detergente e compriamo la. Ti piace questo gioco, amore? Io lo vedo come un gioco così tanto per rilassarsi. Non mi sembra complicato, un po' confusionario, però non è complicato. E poi cosa compriamo? La stampante costa tanto. E qui il cavalluccio lo dobbiamo vendere minimo a 2000 euro. Ah, non ti ha dato delle positive vibes. Vibes. Avevo letto ribes. Ribes è un frutto, mi sembra. Lo vedo lugubre, addirittura. Sì, lo potevano rendere un po' più fantasioso. E questa cos'è? Sabbiatura. Aspettate, perché qua mi sono confuso. Cavalluccio, equipaggiamento. Ah, la stampante, quella è una stampante, vabbè. E va bene, va bene. Questa è la stampante, 800 euro, amore, la stampante. Sì, ma noi facciamo giocattoli scarsi per bambini ricchi, capito amore? Perché non è che noi dobbiamo guadagnare, dobbiamo approfittare. Eccolo, ed ora me lo fa accettare. Sì, ma qua è sporco. Allora, guarda come diventa bellissimo. Guarda che diventa, che poi non è un cavallo, non è un cavallo, è un motore. Motorino, un toro, cos'è? Cos'è? Allora, dovremmo smontare, giusto amore? Giusto amore? E tira, tiriamo. Come faccio a tirare? Tiriamo, aiutami amore. Come faccio a tirare? Ah, così. Tira la ruota. Sì. Sì, noi prendiamo i giocattoli dalla spazzatura, quindi gratuitamente, poi li ristrutturiamo e li vendiamo a prezzi esorbitanti. Ma così si fanno i soldi, amore. Sono dei bambini viziati. Che non vogliono più questi poveri giocattoli. Ecco, stiamo creando la trama del gioco. In pratica, questi giocattoli sono buttati da bambini viziati che a cui non piacciono questi giochi e li buttano. E noi, che siamo delle brave persone, li riprendiamo, li ristrutturiamo e poi li vendiamo a prezzi esorbitanti. Mi sembra giusto. Cosa è successo? Tavolo per lavaggio, sì. Andiamo al tavolo del lavaggio. Ah, c'è il lavatore. Ah, se noi richiamiamo, lui demanda direttamente. Perché appunto il nostro personaggio non è capace di camminare. È una statua immobile che si muove attraverso la mappa. Aspettate, eh. Aspettate. E come faccio qua? Ah, ecco, si è mosso. Eccolo qui, tavolo per lavaggio. Laviamo il nostro bel motorino. Attenzione. Guarda con la spugna come ci vado, amore. Hai visto come lavo? Sì, chiudiamo che qui. Sì. Basta.
Sì, ma vorrei chiudere. Ah no, si chiude da solo. L'acqua si chiude da solo. Sì, da sola. Rubinetto automatico. E qui pure. Ah, speriamo che il gioco magari a livelli aspettati, perché a me c'è qualcosa che non va. Qualcosa che non va. La risoluzione mi sembra buona, no? E vabbè, ok. Ok, allora prendiamo le ruote non ci sono più, le ruote non ci sono più, sono scomparse. Eccole là, amore. Ma sono bravissimo a riparare. Dobbiamo andare alla stampa. Ma cosa ci sta? Ah, dobbiamo stampare, amore. Perché non me. Dov'è la stampa? Eccola qua. Con la stampante, giustamente. Lo vedi? Ha preso colore. È un rosso Ferrari. Questa è una. Cosa stampiamo? Stampante. Lei stampa. Ah, le texture. Che famo? Aiuto. Ecco, ci sono dei momenti di blocco che non si sa cosa dovremmo fare. Sì. Wow. Sì, ma ce lo sceglie lui così a priori. Una bella tigre fiammante. Hai visto amore come un giocattolo stupido? Guarda com'è bello ora. Prima sembrava una cosa schifosa. Invece ora. Montiamo le ruote, guardate che questo abbinamento rosso-verde è bellissimo pure, eh? Vero amore? Piace tutto. Fai una foto, amore, abbiamo finito. Guarda che bello, eh? Il cavalluccio d'oro motorino, come lo definiamo. Ecco, ci voleva pure, diciamo, la possibilità di nominare il giocattolo. Ecco, io questo l'avrei chiamato motore toro cavalluccio. Non lo comprerei mai. Ma perché io lo comprerei, mi piace. Mi piace. Ma questo è un oggetto da collezione, non è che. Oggetto da collezione. Guarda, guarda, guarda com'è cambiato. E noi sapremo che un bambino, abbiamo reso felice un bambino i cui genitori lo compreranno per, come si faceva a vendere? Devo andare al computer? Non mi ricordo più, amore aiutami. Non mi ricordo, ah, progetto attivo, sì. Ok, 290 euro. Sì, la musichetta è epica, una cosa pazzesca. La musichetta quando completiamo l'incarico è veramente emozionante. Ecco, 290 euro. Grazie, grazie. Meritatissimi perché solo la vernice ci è costata 1,50 euro. Dobbiamo recuperare le spese. Allora, cioè io sono ironico, ma nella realtà la gente fa veramente così. Comunque, stendiamo un velo pietoso, stendiamo un velo pietoso e andiamo a fare un altro progetto, vero amore? Perché qua c'è un'altra cosa molto bella. Abbiamo l'uccellino. Questo è l'uccellino di Del Piero, per la pubblicità. Sì, ecco, è come House Flipper pure lo devo fare. Devo farlo, devo fare. Ok, questo costa 300 euro.
Cioè costa, lo vendiamo a 300 euro, per noi è gratuito perché lo prendiamo dalla monnezza. Detergenti necessari, ma la spugna l'avevamo prima. No, stiamo spendendo troppo. Di nuovo la spugna. Vabbè, 5 euro di spugna e 10 euro di detergente. Guarda. Finora il gioco mi sta risultando un po' ripetitivo, ma ripeto, vediamo se a livelli più alti magari le cose. Sì. Eh sì, lavarlo è veramente una cosa. Lavare giocattoli è una cosa che mi dà soddisfazione. Mi dà tanta soddisfazione. Ah, noi siamo dei salvatori di animali, guarda. Così come abbiamo salvato Kiwi. Sicuramente è meno noioso di The Sims, però. The Sims è una palla proprio fenomenale, una palla al piede. Porterò anche The Sims, eh. Porterò anche The Sims, farò fare degli esperimenti malsani ai personaggini. E che famo? Ma dov'è il giocattolo? Amore, me lo porti il giocattolo? Sì, The Sims è meraviglioso. Meravigliosissimo. Approvo, approvo. Allora, il giocattolo. Io voglio vedere a livello 3 che giocattoli ci sono ormai. Ah, dovevamo accettare, mannaggia a me, mannaggia a me. Allora, vedete qui che veramente fa schifo. Cioè, farà schifo anche dopo, però ora fa particolarmente schifo. È un bell'alberello con un uccellino che canta, che cinguetta felice in primavera, ma non solo, in primavera. Sì. Che famo ora? Vabbè. Ancora non ho capito questa fase, però un giorno lo capirò. Lo capirò. Un giorno lo capirò e saremo tutti felici e contenti. Prendiamo l'uccellino. L'uccellino della comare. Na 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 na. Tendiamo anche un velo pietoso su questa mia performance canora. Man mano sto capendo, man mano sto capendo. Ah sì, la stavi guardando anche tu. Che l'uccellino uno pensa subito a quella canzoncina. L'ho pulito. Mi piace il rumorino, guarda. Ecco. Ah, pure l'uccello dobbiamo lavare. E laviamolo. Giustamente anche lui ha bisogno della lavata. Ok. Mettiamo l'uccellino sul coso, sull'albero. Questo è stato velocissimo, amore. Che c'è? Perché? Cos'è successo, amore? Perché quell'icona della scimmia che non vuole vedere? Ma guarda che bello, pure le foglie abbiamo. Pure le foglie ci sono. Che c'è? Anche l'uccellino dovevamo lavare, non è che lo lasciamo così sporco. Ecco qua, guarda che bello, guarda. La musichetta fantastica, fantastica, che non dimenticheremo mai. Che famo? Andiamo al computer. Eh sì, ora nella prossima, come si chiama?
Nella prossima, col prossimo giocattolo risentiremo di nuovo la canzoncina che tanto ci fa sognare. Questo lo vendiamo a 300 euro. 300 euro e siamo ancora a livello 0. Non... Ancora siamo dei totali. Abbiamo sbloccato un badge, una medaglia. Cosa cos'è? Descrizione della ricompensa. E che ci facciamo questo badge? Che ci facciamo questo badge? Ce lo mettiamo in bacheca. Ecco. Da mostrare a tutti i nostri amici. Ok, ora c'è un bel aeroplanino. Bell'aeroplanino. Bell'aeroplanino. Che della seconda guerra mondiale, si vede che della seconda guerra mondiale, e quindi abbiamo, beh, sì, vabbè, ma qui troppo spendiamo. Allora ci vuole vernice turchese blu e verde, e poi spugna detergente, e infine la stampante del pulitore ultrasonico, che già ne siamo provvisti. La cosa qua si complica. Cosa si complica? Allora, turchese, blu, verde. Turchese, blu, verde. Vabbè. Andiamo al mercato. Alla fiera dell'est. Per due sordi. Un porcellino. Mio padre compro. Kiwi, il mio porcellino, mi sta guardando molto male. Molto male. Anche perché probabilmente ancora gli devo dare da mangiare. Però l'orario di cena, Kiwi, è all'una. Che ore sono? Fra 10 minuti, Kiwi. Va bene? Ok. E ritornando a noi, compriamo la spugna. E quindi ma turchese che colore è? Amore, turchese che colore è, amore? Turchese, ah, è una specie di gelestino. Un geleste simpatico. Poi il blu matrimonio. Blu è il classico colore dei matrimoni, ma anche dei bagni. Come assolutamente no. E poi c'è. Ma l'abbiamo comprato il blu. Perché non me lo segna? Qua a destra è segnato in rosso. Boh. E poi spray verde. No, ma questa è la polvere blu. Mannaggia, ho sprecato soldi. Ora mi licenziano. No, sono io il proprietario di tutto qua, quindi. Verde, posto, a posto, bene, ci siamo. E sì, andiamo di nuovo al computers, nostro fidato computer che ci accompagnerà nelle nostre disavventure. Come non disposi, amore? Ma dai! Ma dai! Il blu matrimonio! Comunque, qua c'è un. Attenzione che ora parte la musichetta, eh! Ah, tra l'azzurro e il verde! Bene, bene, bene! Tiriamo! Tira la ruota! Ta-ta-ta-ta-ta! Tirando la ruota ti diverti anche tu! Tiriamo l'ala. Ala number one, ala number two, yeah. Vedete qua già come sto. Come sono più. Come si dice? Più pratico del gioco, come faccio le cose più velocemente. Smontiamo. La parte dello smontaggio è la più divertente. Più divertente.
No, ma non è noioso, anzi lo sto apprezzando, è un gioco rilassante che ti fa rilassare. Per esempio The Sims io l'ho giocato e dopo un quarto d'ora mi addormentavo. Anzi, dopo 10 minuti, dopo 10 minuti. Andiamo a lavare tutto stambaradan. Tra l'altro ho tolto la musichetta che mi dava fastidio, vediamo, la rimettiamo. Mi dà fastidio, devo mettere bassissimo. Così mi disturba di meno. Si sente così. Ma continuiamo nel nostro lavaggio senza fine. Allora, quel gioco delle navi mi ha detto che ti fa innervosire. Questo ti addormenta. Vabbè, ho capito, porterò The Sims, dai. Così ci innervosiremo e ci addormenteremo nello stesso momento con The Sims. Ok, stoppate. Ma che dobbiamo fare con la stampante? Che famo ora? Ah, dobbiamo pitturare. Dobbiamo pitturare. Pitturare. Dobbiamo pitturare. Se solo sapessimo come fare. Sì, porterò anche House Flipper e Cooking Simulator. Però Cooking Simulator è un po' pesantuccio. Speriamo che il mio PC sappia gestire sia lo streaming che il gioco. Dovremmo pitturare, però devo capire come fare. Dovremmo pitturare. Dovremmo pitturare. Aiuto. Guarda, ho messo la musica e non si è capito più niente. Qual è quello della fattoria? No, mi secca quello. Dobbiamo pitturare, amore, aiutami. No, non fa. Pittura verniciata. Io clicco, ma non succede niente. Non succede assolutissimamente niente. Forse dobbiamo fare qualcos'altro prima. Ah, certo, amore, non be aiuto. Mancava tutto il resto. Guarda come pittura, guarda questo color turchese o blu, non so cosa sia. La bomboletta è arrivata. Ah, me l'avevo detto, scusa, non l'avevo letto, non l'avevo letto. Comunque dai, allora, se devo valutarlo, questo gioco gli do 6 e mezzo. Finora. Se continua così, 6. Se le cose un po' si fanno più complicate e varie, andiamo sul 7. No, 5 no, dai.
Sei, sì. Cinque The Sims. Cinque e mezzo The Sims, dai. Ma dai, The Sims... Guarda, solamente il primo The Sims era bello. No, veramente ancora siamo The Sims 4. The Sims 9 ancora lo devono fare. Forse nel 2060. Forse. Forse. Prima devono spendere un po' di soldi con le varie versioni precedenti. No, 9 il voto. Ero ironico, amore. The Sims 9, ci giocherai quando avrai 90 anni, amore. Va bene? Nel frattempo io qui non capisco che debba... Ah, devo andare nella stampante, nella stampante. Andiamo nella stampante. Dobbiamo colorare. Dobbiamo stampare il disegnino. Dobbiamo stampare il disegnino. Sì, bello, 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 complimenti, complimenti. La faccio un po' così, diciamo. Quello è il pilota. No, ma io lo voglio vedere il pilota, scusate. Una faccia un po' così. Un po' così. Sì, ma io volevo vedere la musichetta. C'è la musichetta ora, giusto? Preparati amore che c'è la musichetta. Musichetta, musichetta. 3, 2, 1. Che la pelle d'oca, la pelle d'oca, la pelle d'oca. Mi sono emozionato tantissimo. Cosa pazzesca, queste sono delle emozioni che nella vita tutti dobbiamo. Consegniamo al bambino 370 euro, grazie bambino, dacci i soldi. Au, dacci i soldi. Grazie bambino. Ci ha pagato con la sua carta di credito il bambino 370 euro. Grazie. Sì, vero. Sembra la scena di un film, diciamo, thriller, qualcosa, un film molto cupo. Vediamo i prossimi giocattoli e c'è la bicicletta. La facciamo oppure stacchiamo, amore? Che dici? La bicicletta merita. Merita. Ormai falla, vabbè. Piacciono le biciclette, amore? Ah, beh, solo per la musica. Allora, fino alle 6 del mattino, allora staremo qua. In modo che la musica la potremo sentire tante volte. Allora, compriamo il cacciavite, misura 2. Dos. Un, dos, tres. Allora. Misura 2, in che senso? Cos'è questo più o meno? O è la forma del cacciavite? Ah, ok, va bene. Quindi abbiamo bisogno del cacciavite così, a punta così, non a croce. A punta così. Come si chiama? Punta dritta. Punta dritta. Misura 2. Lo vedete che le cose stanno diventando più complicate? Ma perché due? Non ci basta un cacciavite? Ah, si usurano. I famosissimi cacciavite che si usa e getta. Perché due?
Ah no, quella è la misura. No, però due ce ne di. Ah, quella è misura 1, misura 2. Vabbè, a posto. Fate conto che non ho detto niente. A volte è la musichetta in sottofondo che mi va a confondere. Allora, cacciavite misura 2. No, no, aspettate, ho ragione io, necessario 2. Sì, queste sono le cosiddette cacciavite usa e getta. Ma comunque. E dobbiamo comprare quello, questo qua. 2, 2, 1. C'è la segna verde, quindi uno bastava. Non ci capisco niente, non ci capisco niente. Comunque, andiamo misura 1, misura 1. Ti piacerebbe amore fare il lavoro di te, forse te l'ho già domandato prima, però dopo questi primi passi in questo gioco, ti piacerebbe fare la giusta giocattoli? Spray rosa e blu. Ah, quindi probabilmente sarà una bicicletta per bambine. C'è il rosa. Ora sicuramente sarò segnalato per sessismo. Rosa, chi l'ha detto che il rosa è solo per le donne? Solo per le bambine. Chi l'ha detto? Poi c'è la spugna. E il detergente, il nostro amato detergente. Preferisco giocarci, che c'è amore. Comunque io penso che forse dopo c'è qualcos'altro. Il gioco diventerà, penso, più difficile. Ah, abbiamo. Ma è una bicicletta piccolina, sembrava più grossa. Comunque, smontiamo le ruote. Tira la ruota. Tira la ruota, tira la ruota, tiriamo sta ruota o non la tiriamo, non la tiriamo. Ah, ma qui pure, qui le cose sono complicate, eh? Mica scherzi, mica scherzi. Mica scherzi. Sì, faremo anche un gioco horror. Paura, eh? Paura. Paura, paura. Ho fatto una lista in questi giorni dei giochi che dovrei fare e sono all'incirca una sessantina e di questa sessantina una quindicina sono horror. Quindi i giochi ci sono. Fra l'altro questo gioco non c'era neanche nella lista, quindi l'ho preso così perché, ma anche perché l'avevo da tanto tempo, l'avevo in libreria, però nella mia libreria di giochi, ma non l'avevo mai utilizzato, come tanti altri giochi, perché io, come sapete, io gioco sempre con World of Warships, che è una droga. Anche se quel gioco mi fa soffrire, ripeto, per i compagni di squadra che non sanno giocare il 90% quel gioco, comunque, chiusa parentesi. Ma sì, quelli belli ne conosco tantissimi. Alcuni forse sono un po' pesanducci per il mio computer. Vediamo, vediamo. Ah, Model Simulator, quel gioco meritava due, anzi, se proprio lo vogliamo chiamare gioco, cioè questo in confronto a Model Simulator è un capolavoro. Mamma mia, non mi fare ricordare quel gioco, che poi non aveva nulla di simulatore, qua almeno qualcosa c'è.
Ma chissà se faranno un gioco in cui appunto si simula la, diciamo, si simula appunto essere mamma, ecco, o essere papà. Perché anche il papà deve fare la sua parte, giusto? Giusto. Genitori. Amore, per poco arriva la cosa qua, come si chiama? La musichetta, eh? Stai attento, non è che te la perdi. Che questa è una bella bicicletta per una dolce bambina. La chiameremo Anastasia. Ecco qui la bicicletta per Anastasia sta arrivando. E ce la deve pagare. Ce la deve pagare perché qua noi stiamo sudando 25 camicie. Ah, fra l'altro ce l'ho veramente la camicia. Ecco qui la bicicletta di Anastasia. Anastasia, proprio. Anastasia. Ecco qua, guardate che bella, eh? Cioè, una cosa. Una cosa spettacolare. Qua siamo, amore, ci siamo. Si sente esaltazione nell'aria. Tutto il mondo sta aspettando la musichetta. Tutto il mondo è in silenzio. Perché sa che fra pochi secondi la musichetta del secolo, no, per la penultima volta, amore, no, vabbè, l'ultimo, questo è l'ultimo, l'ultimo giocattolo per oggi, l'ultimo giocattolo per oggi. Qua c'è foto, c'è un mix fra blu e rosa, diciamo, bello, mi piace questo mix. Ok, beh, con questo direi che con questa musichetta penso che è andata, guardate che bella, ma cioè, veramente, cioè è un'opera d'arte. Vabbè, perché non gliela fa vedere da vicino? Ah, posso cambiare le musichette. Ecco, ci salutiamo con questa musichetta che è anche emozionante. Eh sì, è bella. L'ho fatta ricominciare dall'inizio. E c'era scritto qua, mi sembra, o no? Allora, è nella lista 2 ed è la terza. Eccola. Ma c'era la. Oh, no, forse ho visto male io. Prima avevo visto i nomi delle canzoni. Boh, comunque. Eh sì, sono belle queste musichette. Sono anche di vario stile, c'è cioè quella rock, quella country. Ecco, scusate, la resetto sempre. Scusa, amore. Sì, questa è una classica musica per una serata romanticissima. Oppure la musica perfetta per riparare giocattoli. Due sono le cose. Anastasia, molla i 410 euro, dai. Forza Anastasia. Grazie. Vabbè, oh, no, vabbè.
La barchetta, di dove ne ti è stata questa barchetta? Vabbè, la barchetta la facciamo la prossima volta, dai. Dai, la barchetta la prossima volta. Eh sì, è la sua, è la sua. È la sua che naviga verso mari lontani. La prossima volta vorremo la barchetta, dai. C'è pure la tua smart, amore mio, con le bandierine. Perché non gliele mette le bandierine nella macchina? Sono fashion. Sì, solo quello. Solo quelle mancano. E la tua smart è spettacolare. Fashions. Comunque io sono curioso di sapere che giocattoli ci sono a livello maestro. Ci saranno cose complicatissime. Boh. Andiamo a dormire? Io direi di andare a dormire. Buonanotte. Cioè, c'è scritto dormi, ma non. Lui dorme. Chi dorme non piglia giocattoli. Ah, ma ci abbiamo pure l'acquario con i pesciuloni. Che bello. Vabbè, possiamo andare qua? Sì, cosa c'è qua? Cos'è sto coso? Amore, lo voglio questo. Me lo regali per il compleanno. È bellissimo. Sarei qua a guardarlo per 5 ore. Vabbè, sì, qua cosa abbiamo qua? Sono varie cose, qua dietro cosa c'è? Qua cosa logica, no? Non andiamo a vedere perché la cosa è inquietante. Qua dietro cosa si nasconde? C'è la stanza segreta. È bello, lo voglio questo, amore. È bellissimo, ma che l'ha fatto questo giochetto? È geniale. Comunque ci sono in questa stanza varie foto di barche, di imbarcazioni. Sicuramente chi ha fatto il gioco sarà qualche appassionato di mare, di barche. Il soffitto mi piace, lo facciamo così a casa nostra, amore. Bello, è bello, è bello. No, non risponde, ma anche vabbè, tutte le mie iniziative sono sempre, non so per quale motivo, però sono sempre rifiutate le mie proposte. Assolutamente no, non solo ma anche no, ma assolutamente no, è la cosa. Quindi ragazzi, il nostro lampadario sarà così, perché no significa sì sotto sotto, giusto? Comunque, vabbè, qui abbiamo del caffè, in ogni gioco che farò ci sarà caffè, sempre, sempre, quello non può mancare. Può mancare. E vabbè, io direi che è arrivato il momento, dopo tutte queste parole così a caso, ce lo salvo automaticamente, perché cominciare dall'inizio non mi piacerebbe moltissimo. Ma cos'è sta pianta? È un po' strana. Vabbè, no, niente, la proposta lampadaria è stata bocciata dal consiglio comunale.
stata bocciata la mia proposta. Però nella prossima seduta si riparlerà di questo lampadario bellissimo, con questo cerchio che un po' rappresenta la vita, cerchio della vita, con la luce all'interno del cerchio della vita. Che bello. Comunque, questa immagine romantica, io vi saluto. Mi saluta anche la mia ragazza, a cui stranamente non piace questo lampadario. E ci rivediamo alla prossima. Speriamo in un orario più consono, mi consente. E va bene. Va bene, vi saluto a tutti. Mi raccomando, alla prossima. Ciao ciao a tutti.